La radio dell'avvocatura è sempre sul pezzo. Breaking news, quando la notizia non può aspettare. Siamo in diretta sulla radio dell'avvocatura. Ascoltaci quando vuoi e dove vuoi. www.webradioyouslaw.it. In collegamento con la radio dell'avvocatura il professor Giuliano Scalzelli. Buongiorno professore, come va? Buongiorno, bene, grazie. Allora professore, torniamo a occuparci di questo benedetto decreto legge e soprattutto del grande dubbio sui termini processuali, cioè se siano o meno sospesi per tutti i procedimenti o soltanto per quelli che riguardano le cause a loro volta rinviate di ufficio tra il 9 e il 22 di marzo, perché ci sono state rispetto alla nostra ultima chiacchierata delle novità, e cioè degli interventi interpretativi da parte di alcuni capi di uffici importanti, tra l'altro Roma e altri, e soprattutto c'è la novità di ieri, che è la relazione di accompagnamento alla legge di conversione, in cui evidentemente il governo si è reso conto dell'errore compiuto e cerca di dare un'interpretazione molto più estensiva di questi rinvii. È così? Sì, è così. Questa è la novità rispetto alla chiacchierata che abbiamo avuto qualche giorno fa. Sì, 2 giorni fa direi. Sì, esatto. Allora, questa relazione effettivamente accoglie quei dubbi interpretativi e anche quegli auspici che noi avevamo dato, nel senso di dire che non è possibile e non è logico che la sospensione dei termini processuali si dia soltanto per le cause che hanno udienza tra il 9 e il 22 di marzo, deve essere una cosa più generalizzata e deve riguardare tutti i procedimenti, anche perché non c'è un nesso strettamente logico tra termine e udienza. Ora, questa relazione sembra in questo senso, però io, non per essere pessimista o allarmista, ma credo che noi avvocati non possiamo basarsi al momento su questa relazione né farci troppo affidamento per una serie di ragioni che vorrei esternare, precisare, poi mi sembrano 4 i punti sì. Che vorrei sottolineare, poi mi dice lei come dobbiamo condurre questa... No, procediamo senz'altro ad esaminare i 4 punti. Allora, i 4 punti sono: il primo è evidente, mi sembra oggi sia uscito un articolo anche sul dubbio, è che si tratta soltanto di una relazione, di un disegno di legge, quindi niente di ufficiale. Niente fino a quando non ci sarà la conversione, almeno esatto. Fino a quando... Cioè, fino a oggi è soltanto una... Un ulteriore idea. Strumento di interpretazione dell'intento del legislatore. Perfettamente, però trovo improbabile che i nostri colleghi solo su questo possano dire vabbè, allora il termine non c'è e quindi non deposito l'atto, non faccio l'impugnazione o cose di questo genere, perché sarebbe altamente rischioso e pericoloso, ovviamente non c'è bisogno che su questo aggiunga altro. Poi la seconda questione che vorrei dare per la riflessione è questa, perché questa relazione e questo disegno bisogna capire se sono interpretativi o modificativi del decreto legge. Certo. Perché se io lo considero una interpretazione del decreto legge e può valere anche retroattivamente. Esatto, mentre se è una modificazione, e da un punto di vista, mi consenta, proprio specifico, esegetico, letterale, è da considerare più una modificazione, perché certo. Il testo, bene o male, da un punto di vista formale era ed è preciso, non è che lascia... Quindi voler sostenere la cosa opposta, che comunque è la più logica, è quella auspicabile, ma che è in contrasto letterale con questo secondo comma dell'articolo 1, tende a far sì che si dica, va bene, il disegno crea una cosa nuova rispetto al decreto legge e quindi se è modificativa avrebbe un'efficacia soltanto et nunc, non anche et nunc. Varrebbe soltanto nel momento in cui, poi ancora è tutto da vedere, dovesse essere approvata dal Parlamento. Quindi questa è la seconda questione. La terza questione che volevo porre è questa, che si è passati, secondo me, da una cosa troppo riduttiva
cioè questo secondo comma del primo articolo, e diceva che i termini sono sospesi soltanto per le cause che pendano, che hanno udienza tra il 9 e il 22, no? Sì. Ma questa relazione, questo disegno di legge di conversione vanno anche oltre, perché scrivono espressamente che vale per tutti i procedimenti, a prescindere dalla circostanza che abbiano meno udienza, e anche comprese le impugnazioni, è scritto espressamente, quindi anche se io devo impugnare in questi giorni, i termini per impugnare sono sospesi, va bene? Allora, in questa nuova visione così più ampia, qui residua viceversa un secondo dubbio che non è articolato, è che quello se ci rientrano anche i procedimenti sub G. Esatto. Perché questo mia si dice. Allora, cosa vuol dire tutti? Perché tutti a questo punto è per superare il dubbio di quelle cause che avevano udienza tra il 9 e il 22. Ma qui me ne sorge un altro dubbio, ma tutti allora significa anche, significa tutti nel senso più proprio di questo termine, quindi significa che non devo più nemmeno porre la distinzione dei casi eccezionali della lettera G dell'articolo 2, oppure no? E allora anche qui, vede, io devo fare un'interpretazione dell'interpretazione, perché dovrei dire che non vale il limite dell'udienza pendente in questo periodo. E va bene, perché e questo è il primo scoglio. Il limite della lettera G? Esatto. Oppure non più neanche questo, perché questo se legge quella relazione non si capisce, certo, di nuovo. Certo. Mentre non è una cosa secondaria, anche qui, ripeto, sui termini non si può scherzare, bisogna avere le idee chiare e una disciplina precisa. Allora, secondo me, io l'ho già detto l'altro giorno, l'ho anche scritto, il legislatore poteva fare una scelta più radicale, più semplice, perché parliamoci chiaro, se siamo in una situazione, quale quella di oggi, dove addirittura tutti gli esercizi commerciali sono sospesi e dove il paese è fermo, in cui anche avere rapporti con il cliente che volesse impugnare qualcosa è complicato. È complicato, ma poi anche dal punto di vista dei valori, quale urgenza vi può essere a tenere una causa di fronte a questa pandemia? Cioè, è certo, è urgente. Il problema di non fare, sono 15 giorni, noi sappiamo, facciamo gli avvocati ormai da anni, qualunque cosa urgente, 15 giorni non sono niente nel... Assolutamente, neanche per fissare l'udienza bastano spesso. E certo, e quindi la cosa più semplice è dire sospendiamo tutto e basta, senza fare tante distinzioni che comportano dei lavori non semplici per la magistratura e si deve mettere certo, lì a farlo. Certo. E poi l'interpretazione di questo genere, perché ripeto, chiudo questo terzo questione, però non mi sembra peregrina, è che dire tutti sotto un certo profilo è anche dire troppo, allora mi devi dire, mi fai saltare anche la distinzione con la lettera G oppure no, non si capisce, quindi è chiaro, io devo aspettare la legge di conversione, perché fino al momento in cui non ho la legge di conversione non ho strumenti sicuri interpretativi per poter lei capisce come certo, io certo. Tra l'altro aggiungo un ulteriore argomento, qui questo decreto è stato emanato il 9 sulla situazione che si, anzi l'8 sulla situazione che si era venuta a creare, che era completamente diversa rispetto a quella attuale, che, certo. E adesso siamo a una situazione che si è evoluta in peggio, per cui probabilmente occorrerà proprio un nuovo intervento normativo. Esatto. Che tenga conto dell'ulteriore, innanzitutto il 22 è tra 10 giorni e qui noi siamo in zona rossa almeno fino al 25, quindi è cambiato completamente anche lo scenario, e a questo punto, infatti, diciamo, dovendo intervenire di nuovo, meglio farlo in maniera più appropriata e con le indicazioni che lei ci ha già dato. È più generico, tra l'altro questo è importante che sta dicendo, perché il governo non ci passerebbe neanche male a fare nuovo decreto legge piuttosto che perché dice, magari anche soltanto per amor proprio, dice, non vuole ammettere di aver fatto delle cose un po' così, però qui siccome, come stava giustamente sottolineando lei, tutti i giorni abbiamo un'evoluzione e l'abbiamo in peggio di questo fenomeno coronavirus, allora anche rimettere mano a questa cosa non sarebbe così grave, e secondo me anche questa distinzione con la lettera G non ha senso, si potrebbe togliere questi. Semmai questa lettera G bisognerebbe lasciarla esclusivamente alla discrezionalità del magistrato di fronte a situazioni che di volta in volta, proprio perché comunque si potrebbero verificare, perché in alcuni casi sì, ma
ma proprio in maniera esattamente, perché per 15 giorni non succede niente a nessun procedimento, per quanto possa essere urgente, e semplificherebbe molto il lavoro dell'interprete, ma soprattutto anche dei magistrati, che si devono mettere a fare un lavoro non secondario, mettiamoci anche nei panni loro, di dare tutti questi rinvii e cose di questo tipo. Certo. Poi l'ultima cosa, la quarta, se mi consente. Certo, professor. Con l'analisi di questo disegno di legge di conversione e anche della relazione accompagnatoria, resta senza disciplina il termine arretroso di nuovo. Sì, ovviamente sì, l'avevo già pensato anche io. Il termine arretroso, io non posso dire, allora, torniamo alla relazione, dice no, va bene, non vale soltanto per le cause che hanno udienza tra il 9 e il 22, vale per tutti, d'accordo. Allora, però se a me mi scade un termine arretroso, quello è sospeso a questo punto. Ma che significa è sospeso? Quando mi scade a me? Perché se dovessi applicare le regole generali sarebbe già scaduto addirittura, perché il termine arretroso lo sa, si conta tornando indietro, non andando in avanti. Ora, siccome non è possibile che una legge mi dica che un termine mi è già scaduto quando non era scaduto prima della legge, perché non può avere un effetto di questo genere, qui la disciplina dei termini arretroso è di dare espressamente atto che bisogna rinviare le cause che hanno i termini a ritroso, consentendo che il termine a ritroso mi cada in un periodo successivo a questo periodo di salvaguardia dovuto dal coronavirus. Quindi anche sotto questo punto è chiaro che lì dove ci sono termini a ritroso in riferimento a delle udienze bisognerà attribuire nuovamente quei termini una volta rifissate le udienze. Esatto, però questo io non lo posso dedurre. È chiaro. Anche da questo disegno di legge mi dice che tutti i termini sono sospesi. D'accordo, tutti i termini sono sospesi, ma te mi devi dare anche la disciplina del termine a ritroso. Non basta che mi dici questo. Perché se mi dici questo e io dovessi applicare, ripeto ancora, la tecnica della sospensione dei termini feriali, sono già tutti scaduti. A ritroso è già scaduto. Cioè, ora, siccome questo non è possibile, tu mi dici il termine è sospeso. E va bene, poi mi dice sono sospesi anche quelli a ritroso, e poi mi dice che in questi casi il giudice deve rinviare un'udienza a una data tale che consenta lo spostamento in avanti, e questa è una cosa eccezionale, non abbiamo mai detto, avanti di un termine a ritroso, perché i termini a ritroso non vanno mai in avanti, è chiaro, ma in questo caso devono farlo, in modo da consentire che questo termine mi cada in un periodo fuori da questa salvaguardia, e ora è fino al 23 di marzo, ma probabilmente arriverà almeno al 3 aprile, esatto, anche per equipararlo alle scuole o a altre cose che sono già state rinviate a quella data. Ecco, quindi insomma, professore, mi pare che ci dovremmo risentire. È molto probabile che ci si dovrà risentire. Allora, prendo atto con piacere della relazione e di questo disegno di legge di conversione, perché vanno nel senso che noi avevamo auspicato. Esattamente. Però, almeno in parte va. Ripeto, non per fare sempre polemico, poi io si dice i toscani lo sono in modo particolare, ma queste lacune mi sembrano evidenti. Certo, quindi certo. Di nuovo bisogna chiarirsi le idee su questo, e a questo punto però ad oggi gli avvocati, i colleghi non possano fare affidamento, secondo me, su questo disegno di legge, e finché la situazione non è chiara e sicura, purtroppo, diciamo, i termini continuano, secondo me, a scadere anche in questo periodo. Ecco. Beh, forse mai come questa volta, anche perché immagino, diciamo, le difficoltà che staranno incontrando al Ministero fra mille urgenze, compresa la necessità di preservare i propri dipendenti, insomma la situazione evidentemente non è quella più facile per nessuno. Ecco, forse dovrebbe anche essere un po' le associazioni, l'OCF, lo stesso CNF a redigere un testo base che tenga conto anche di tutte queste sollecitazioni dell'Accademia, come quelle che lei ci ha appena fatto. Insomma, non deve essere poi così complicato mettere insieme tutte queste esigenze, sia per quanto riguarda la, diciamo, uniformità rispetto a tutti i procedimenti di questi rinvii e delle sospensioni, sia anche per risolvere il problema dei termini a ritroso, che obiettivamente è quello un po' più complesso da normare. Sì, infatti. Va bene, allora la ringrazio. Io la ringrazio, professore. Buona giornata a lei. A voi, arrivederci. Thank you.
libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslow Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslow Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.